Porca miseria! Eccoci qua nella nuova mappa che si chiama Monument Island 2. La Monument Island, la cosa del monumento. Vai, allora iniziamo subito a fare questa mappa. Che già qua inizia a ridere, si inizia a ridere. Porca miseria, attenzione anche qua allo stregone perché... Sapete com'è? Potrebbe esserci da tutte le parti questo stregone malvagio. No, che fatti fa le magie nei posti brutti. Noi sappiamo bene perché nella scorsa mappa l'abbiamo incontrato. Ti fa le magie nei posti molto brutti, quello stregone schifoso. Ovviamente... Oh, abbiamo già trovato un bel cappellino, questo è buono. Però, ovviamente, vi dico che la scorsa mappa l'ho completata... Ho completato il monumento per me, diciamo, da solo. Però ho deciso... simpaticissima, mi volevi buttare giù, vero? Vabbè, ho deciso per conto mio, ok, di dire guarda, lo completo da solo, perché nel senso, secondo me sarebbe stato brutto farvi vedere tutte le lane che le prendevo, le mettevo, cioè vabbè, secondo me sarebbe stato brutto. Quindi che caspita c'è qua? No, scusatemi, dai, com'è che faccio ad uscire? Ho dovuto usare i comandi zozzi per uscire, perché sennò non potevo uscire, scusatemi. E non volevo rovinare quella bellissima cella. Comunque, guardate qua, ma scusate, ma le regole, cioè cosa devo fare? Le regole, le cose, pronto, cioè... C'è qualcuno? Dai, per favore. Io qua già non so, ecco, poi qua si rischia pure di cadere e morire, molto bene. Ma scusatemi, io non sto capendo, cioè cos'è che devo fare? Domanda? Aiuto, non sto capendo, allora fermi un attimo anche perché poi qua, porca miseria, io devo sempre mettere il timer male, no? Però scusate, non sto capendo, ok, perfetto, dice benvenuto alla monumenta, all'isola del monumento 2. Il tuo primo obiettivo di sopravvivere, il tuo obiettivo in questa mappa è di sopravvivere. È una skyblock, stile, capito, isola. So, io vi sto traducendo, vabbè, è tutto quanto scemo sto tizio. Completa il monumento e vai alla grande avventura del Nether. Buona fortuna, dice. Beh, grazie mille, molto gentile, però... come faccio ad andare? Domanda... Poi qua nevica pure, molto bene. Beh, bello, bello, no? Cioè, la neve almeno a me piace. A voi scrivetemi nei commenti se vi piace la neve. Secondo me è bellissima la neve. Come è anche bello sarebbe capire cosa devo fare in questa mappa. Perché io sinceramente di isole non ne vedo nemmeno una. Oltre al fatto che piove, poi qua non sta succedendo niente. Quindi spiegatemi cosa devo fare perché io non sto capendo. Poi là c'è un monumento. Oh mio Dio, ma poi sono stupido io, no? Qua c'è un dispenser di latte. Beh, buono, no, il latte. Ok, mi sono dato la cosa di Night Vision, perché sennò poi dopo voi non vedete niente e poi mi sgridate giustamente, no? Perché dite, Dunis, non si vede un cavolo. Pensavo di star per cadere giù nel vuoto. Beh, se cado nel vuoto, oltre al fatto che sono uno stupido, diciamo, perché non posso dire altro, no? Perché ovviamente siamo su YouTube, quindi se dico qualcosa, beh, ovviamente non è bello, no? Su YouTube. Allora, se state vedendo una cosa, vi devo dire, se state vedendo una mosca che vi gira intorno, è normale, c'è una piccola moschetta, una di quelle piccole mosche antipatiche che svolazzano in giro e che, porca di quella miseria, ti fanno di un nervoso, ma di un nervoso che tu non hai idea. Veramente. E poi qua Dunisia. No, scusatemi, ma c'è qualcuno che mi sta... Cioè, allora, scusate, mi state prendendo in giro. Quelli che hanno fatto la mappa mi stanno prendendo per forza in giro. Perché qua non c'è niente. Cosa devo fare in questa mappa? Oh, oh! Ma stai scherzando? Ma cosa devo fare? No, scusate, Dunisia, io non ho capito proprio lo scopo della mappa. Ma scusa, ma cosa devo fare? Ma non me lo spiegano. Cioè, ho capito, ma dove sono le isole? No, Dunisia, non me lo spiegano. No, non me lo spiego, non me lo spiego. Cioè, cosa devo fare? No, adesso voglio... Allora, scusatemi, io adesso voglio vedere... Allora, questo è un episodio di prova, ok? Un episodio di prova dove andremo a vedere se potremo effettivamente andare a fare questa mappa. Perché allora, io non è possibile. Allora, perché... Ok, forse andava trovata.
Mi sa che andava trovata. Però vedete, se questa cosa è bloccata, io come faccio ad arrivare in questa scala? Me lo spiegate? È impossibile. Giustamente, ci insegna la normale logica, no? Ci insegna che è impossibile. Poi qua, oltre al fatto che è pieno di creeper e ragnatele inutili, ok, cos'è che c'è? A parte che non si poteva accedere, poi qua c'è una stanza segreta. Oh, che porta giù nell'oblio, beh, bellissimo. Caspita, bella mappa, complimenti. No, adesso Duniziani voglio vedere. Adesso questa è una critica. Quando Dunis si arrabbia, okay, allora adesso vediamo, perché questo episodio è diventato un qualcosa di... Dammi il blocco di lapislazzuli. Niente blocco di lapislazzuli, dammi un qualsiasi blocco, se no spacco qualcosa. Ma adesso voi mi spiegate, allora, che caspita di senso ha? No, allora, Duniziani, voi sapete che no, noi siamo amici, siamo persone, no? Pensavo di aver schiacciato la mosca. E... prima di tutto usiamo i trucchi, perché game mode. Allora, visto che siamo amici, vi posso dire che praticamente Dunis si innervosisce. Quindi, soprattutto se le cose non vengono spiegate bene come si dovrebbe, ok? Se le cose non vengono spiegate bene, io non so cosa devo fare, poi dopo mi arrabbio. E poi non è bello quando Dunis si arrabbia, perché... Allora, adesso io seriamente, io non ho parole. Io... Allora, perché questa mappa è stata fatta così? Dunis si arrabbia, quindi per favore, mappa del cavolo! La prossima volta che vuoi fare una cosa, falla bene, falla chiara. Chiunque sia stato a fare questa cosa, mannaggia lui, guardi. Allora, qua la pazienza scarseggia, Duniziani, dovete sapere questa cosa, che la pazienza scarseggia. E quando la pazienza scarseggia, io volevo fare un episodio carino, no? Un episodio dove iniziamo una nuova mappa. Però a quanto pare non è il caso. E cos'è che succede quando non è il caso, Beh, può succedere semplicemente una cosa. Può succedere che Dunis si nervosisce tanto, ma tanto, e inizia a far esplodere qualsiasi cosa gli si pari davanti, qualsiasi cosa, porca di quella miseria. Allora, non è possibile, allora, scusami, ma se tu mi dici che questa è un'isola CTM, ok? Questa è un'isola CTM, Skyblock, non ho capito bene, no, forse non è nemmeno CTM, mi sa che è Skyblock. Però cosa devo fare in questa Skyblock del cavolo? Come devo arrivare sotto? No. Cioè, questa cosa è inaccettabile. Inaccettabile, Dunis non la può accettare, quindi ora, porca miseria. Adesso mi stava venendo pure il singhiozzo. Via, basta. Via. No. Assolutamente no. Guardate cosa. Che fine fa questa mappa. La fine che si dovrebbe meritare. Perché non è riuscita a fare un cavolo di nulla. Veramente no alla mappa Griffo. Questo episodio si chiamerà Griffo la mappa più. La mappa, ok, la nuova mappa CTM di ma la griffo totalmente, perché non è possibile. Non è possibile, ok? No. Duniziani, consigliatemi voi se avete qualcosa da consigliare. Poi ci sono questi hopper, no? Queste, la fornace. A cosa mi serve la fornace interrata sotto gli slime block? Cioè, io veramente sono scioccato completamente. Io qua non voglio urlare, perché sennò poi dopo è brutto. Ma porca miseria, è possibile che una persona faccia veramente... basta. Io sono stufo. Stop a qualsiasi cosa presente e non presente. Io dichiaro... La fine di questa mappa. No alle mappe brutte spiegate male. No alle mappe brutte e spiegate male. Assolutamente no. Che caspita di mappa è stata questa? Me lo spiegate? Che non so nemmeno cosa devo fare. Porca di quella miseria. Non so nemmeno che cosa devo fare. Allora, dopo aver urlato per mezz'ora, perché porca miseria, questi qua mi fanno innervosire quando tu inizi a rabbia poi. Vabbè, dopo aver urlato per ben mezz'ora, vi posso dire che mi sento meglio. È stato molto bello distruggere questa mappa insieme a voi. È stato molto soddisfacente. Perché le schifo di mappe, le cose se le devono meritare, ok? Se le devono meritare, ok? Le cose. Chi si merita un giusto premio lo deve avere. Invece chi si merita un cattivo premio lo deve avere. E questo è stato il cattivo premio di questa mappa. Fa schifo.
Fa schifo. Allora, sei il creatore della mappa. Vabbè, guardate, lasciamo perdere perché non voglio più innervosirmi. È stato molto liberatorio. Veramente tanto, è stato molto bello distruggere questa mappa insieme a voi, vederla esplodere, anche se non sono ancora soddisfatto perché vorrei vederla completamente, interamente esplodere. Porca miseria. Oh, guardate, questi schifosi, porca miseria, via schifo, buh. Guardate, veramente, ok, ho distrutto pure questo circuito adesso, è finita, completamente. Quindi, dunisiani, consigliatemi se avete qualche consiglio di una mappa bella, per favore, se no poi dopo la distruggo, anche la vostra la distruggo se mi consigliate una mappa brutta. Quindi per favore una mappa bella, ok? Non che questa fosse stata brutta, però io non ho capito, ok? Non sto dicendo che è stata brutta. Io semplicemente non ho capito che cosa... mi sta facendo innervosire ancora di più. Non ho capito che cosa... Qual è lo scopo? È una skyblock, ho capito, ma che... cioè, gli alberi dove stanno, eh? E le cose dove sta... Che cosa... Le quest dove sono di sopravvivere? Ah, bello, sì, wow. Sopravvivo. Non mi fate dire perché se dico poi dopo... Allora, è stato veramente liberatorio, è stato molto bello prendersela con questa mappa, veramente bellissimo. Grazie per aver guardato questo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video, siete stati bravissimi. Spero che questo video molto particolare vi sia piaciuto, perché io giuro che sono partito con l'intento di fare, ok, la skyblock o comunque una mappa CTM. Ed è finito in questo modo, perché ho detto no, non è possibile, ho detto non è possibile, porca di quella miseria. Non è possibile, e infatti è finita male. Però questa cosa voi magari all'inizio non la saprete, forse la potrete leggere dal titolo, vabbè, comunque non lo so. Ad ogni modo, grazie per aver guardato questo video molto particolare. Insomma, se siete arrivati fino a questo punto del video, mi raccomando, scrivete no mappe brutte nei commenti, perché veramente no mappe brutte nei commenti. E io mi suicido. Io mi suicido anche qua su Minecraft. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, dunisiani.